Eccomi qua, che cosa posso dire? Io l'avevo detto che dovevamo cominciare quando c'erano gli europei, così cazzo, 9 anni di scudetti e non facciamo una minchia di chat. Poi arriva l'anno di merda mio e giustamente facciamo la chat del calcio e mi pare giusto. Vabbè, che vi devo dire, Ricky Lozano, ne abbiamo già parlato, lui diceva che vedeva che la Juve comunque è una squadra forte, eccetera, eccetera. Io vedo la Juve dall'eliminazione in Champions col Porto, che è stata grottesca, andata e ritorno, vedo una squadra in caduta libera, una squadra che ci ha tenuto su i gol di Ronaldo, perché bravo lui quando riesce a fare dei gol con una squadra così assolutamente senza gioco. Cioè, stasera 16 tiri di cui uno in porta. Cioè, ma come cazzo si fa? Vabbè, dicevo, siamo una squadra che ci ha tenuto in alto Ronaldo, con i suoi gol, che quando si inceppa Ronaldo non c'è gioco, non c'è niente. Abbiamo un allenatore scarso, che non sa leggere le partite, non sa fare le squadre. Siamo in caduta libera da dopo che abbiamo perso col Benevento, eccetera, eccetera. Benevento, unica partita che ha vinto del girone di ritorno in casa da noi. Cioè, uno si dovrebbe pure fare delle domande e darsi anche delle risposte. Voi sapete che io faccio blog, vado a Top Planet, vado in radio, insomma, ne faccio di attività legate alla Juve. Io è da un po' che sto dicendo che la Juve sta viaggiando a una media che non gli consentirà di andare in Europa League. E difatti questa, come dire, di stasera è stata la conferma che la Juve, scusa, no, in Europa League, in Champions League, che la Juve non andrà in Champions League. La Juve non andrà in Champions League, andrà in Europa League. Fortunatamente che la Europa League è matematica, perché la Juve è talmente in caduta libera che di queste 3 partite finali non so quante ne vincerà. E per fortuna che la Roma è lontana, perché se no ci pigliava pure la Roma e non andavamo neanche in Europa League. Questo è purtroppo, e boh. Partita di stasera, niente da dire, quando perdi 3-0 meritato, c'è poco da dire, insomma. Loro sono stati più bravi di noi, hanno fatto i gol, noi siamo stati veramente poco bravi. Il Milan, detto fra me e voi, è una squadra anche abbastanza penosa, secondo me, non è un granché. È una squadra che se probabilmente la Lazio avesse fatto il campionato dell'anno scorso, il Milan non sarebbe andato anche lei in Champions League, ma questa, cioè, è una magra consolazione, anzi, semmai è una, come dire, è un aggravante. Se perdi 3-0 contro uno squadrone, ci sta, ma se perdi 3-0 contro una squadra più o meno come te, perché secondo me il Milan è più o meno come noi, un po' disastrato, e se prendi una scoppola così è un aggravante, chiaramente. Per fortuna hai iniziato tu a parlare, perché non volevo essere il primo. E pur concordando con tutto ciò che hai detto, l'unica domanda veramente seria di tutta la serata è dove cazzo va Szczęsny? Ma dove è andato? Cioè, ma cosa faceva in giro per l'area? Posso capire un'uscita sbagliata, ci sta, ha fatto anche Donnarumma, è stato più fortunato. Ma dove se ne va? Cioè, perché continua a saltellare come un leprotto al parco all'interno dell'area, addirittura fuori dall'area piccola? È vero che c'è Ibrahimovic che all'inizio gli fa un po' da blocco, e poi, ma torna in porta. Incredibile, incredibile. Tu che sei portiere l'hai sottolineato, ma io l'ho sottolineato nelle mie pagelle, quindi ho dato 5 e mezzo
e gli ho detto il primo gol è colpa sua perché esce un po' a cazzo. Fra l'altro, secondo me la può bloccare quella palla che esce invece di respingerla, perché francamente non è disturbato. Non ho capito perché poi lui si spaventa di bloccarla e la respinge. Ma poi soprattutto, come hai detto tu, cioè cazzo, torna subito in porta. Cioè non rimanere fuori dalla porta. È vero che quello ha messo una palla che c'era Chiellini lì e non la prende. Chiellini comunque è quasi 1,90, quindi anche se fosse tornato in porta, dubito che Szczęsny poteva pararla. Però effettivamente, come dici tu, fai un'uscita, ti rialzi, si alza anche piuttosto lentamente, secondo me. Corri subito in porta. Ma quando deve andare male, va male. Insomma, il gol del Milan doveva arrivare, così come non so se hai notato che il nostro genio di allenatore sull'1-0 tiene in campo Morata, che è veramente inguardabile per tutta la partita, e non fa entrare Dybala, e poi prima, un minuto prima che entra Dybala, ci fanno il 2-0, cioè cazzo, fallo entrare Dybala sull'1-0, sul 2-0, che senso ha? Queste sono piccolezze che si pagano. No, ma io non ho problema a parlare anche quando va male. Figurati, domani farò la mia trasmissione del lunedì sera, quindi mi incazzo, però che devo fare? Cioè. E così, la vita è fatta di molti alti e bassi. Per fortuna io sono della Juve e vivo molti alti e pochi bassi, però quando ci sono i bassi me li tengo, me li piglio. Stasera, prima della partita, ho fatto ridere mio figlio, no? Perché avevo in testa un motivetto e faceva tipo così: e speriamo questa sera di non fare una figura di merda, anzi di merdissima. Purtroppo sono stato buon profeta. Però vabbè, ma me lo aspettavo, ripeto, io dalla magra figura fatta col Porto e poi col Benevento che dico di sollevare Pirlo, ma non è chiaramente tutta colpa di Pirlo, cioè lui non ci ha capito un cazzo, non è un allenatore e va sollevato. Però a un certo punto devi, a volte nell'arco di una stagione, non sempre, però a volte può capitare che devi dare una scossa, cioè avessero sollevato Pirlo e magari messo anche solo Tudor, che è suo vice. Magari quello trovava due cose da sistemare e si arrivava nei primi quattro. Oh, guardate il Chelsea, per la terza volta cambia allenatore e per la terza volta che cambia allenatore arriva in finale di Champions. Guarda, sto preparando la puntata di domani che è sul 1977. A parte che ci sarà anche Juve Torino, Torino Juve che si scambiano lo scudetto un anno l'altra, ma in questo momento ho trovato una rivista hot dell'epoca che si chiama Coppia Moderna, in cui la gente lasciava gli annunci per gli incontri. Allora, per tirarti su il morale, te ne leggo due così ti fai una risata, perché anche nel 77 la gente scopicchiava. E allora iniziamo con chi cerca trova. Ma quando? Cerco donne pelose o pelosissime, non importa bellezza. Sono quarantenne, virile e instancabile. Normale, virile, cerca giovani signore o signorine dalla gola profonda e generose diretto. Amante dell'insolito, prediligo varianti. E ti aggiusto con l'ultimo. Riservatissimo, 32 anni, con appartamento proprio, conoscerebbe signore o signorine o coppie. Molto gradito incontro al buio di una sala cinematografica. Non importa età, rispondo a tutti. Buongiorno signori, buongiorno. Ieri poi non ho ascoltato tutto, si è fatto un po' tardi.
ho recuperato prima, quando mi sono alzato. Comunque Ben ci mette sempre la faccia, sempre, nei momenti buoni, nei momenti meno buoni, così come faccio io. Lo possiamo confermare entrambi, però magari davanti alle sconfitte brutte, pesanti, preferisco non essere io il primo, anche perché un tifoso deve ancora metabolizzare, poi lui è incasinato, poi magari riceverà già 1.000 messaggi, tutto lì. Diciamo, nei momenti brutti non mi piace essere il primo a mandare. Momenti brutti per gli altri, ovviamente. Ma avete detto tutto voi, comunque, c'è una differenza tra Milan e Juve, secondo me, quest'anno. Secondo me sul piano dell'organico la Juve rimane comunque nettamente più forte del Milan, con dei problemi a questo punto pesanti, perché è un bel campione di partite, 35 più Champions, perché il centrocampo è assolutamente inconsistente. Szczęsny, sì, anch'io un po' di domeniche lo vedo in difficoltà da un po' di tempo a questa parte, non lo vedo sul pezzo, confermo anch'io. Mentre per il resto la differenza che volevo tirare in ballo è l'anima. Il Milan ha comunque anima, ha comunque delle idee, cerca di fare il suo, anche quando le cose non sono andate bene, tolta la partita con lo Spezia. Perlomeno ha un colore, ha un qualcosa. Infatti anche ieri all'inizio, prime battute equilibrate, però il Milan quando riusciva a scambiare veloce, qualcosina in più, secondo me lo ha fatto vedere. Poi è degenerato tutto, è andato tutto a puttane con un gran gol di Diaz, tra l'altro. E poi non c'è stata reazione, qualcosa nel finale, ma poca 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 roba, ragazzi. E non è un discorso di singoli che sono mancati, è proprio l'armonia di squadra, è proprio l'anima. Per me è una squadra in questo momento vuota, priva d'anima. Io continuo a sostenere che Pirlo non sia il solo responsabile. Partiamo dal presupposto che al massimo la colpa è di chi lo ha messo lì, però noi non vediamo Pirlo lavorare tutta settimana e sono sicuro che faccia del suo meglio. Però è una serie di errori, di valutazioni, un po' di tutto, c'è un po' un caos. E da interista io dico, è ovvio che sono contento, vedere la Juve andar male per un interista è bello, non facciamo gli ipocriti. Però mi levo la maglia, cerco di analizzare, mi levo momentaneamente la maglia per analizzare e lì rischi di entrare in un circolo rognoso che non esci più. Vedi noi cosa abbiamo fatto, noi abbiamo avuto anche i cambi di società. Però dopo cambi allenatore e poi prendi i giocatori e poi sbagli l'acquisto e poi non ci sono i soldi e non è così semplice poi rimettersi in carreggiata. Adesso avete vinto 9 scudetti di fila, Ben, tanto di cappello, ci sta, non è che puoi vincere sempre tu, anzi, hai già vinto tantissimo. Il problema è che da qui a non andare in Champions, secondo me, ce ne passa parecchio ed era una roba che secondo me la Juve non aveva messo minimamente in preventivo. Di perdere lo scudetto, sì, magari già da un paio d'anni, ma di non andare in Europa, nell'Europa che conta, secondo me non aveva preso in considerazione l'idea. Ed è difficilissimo per una squadra come la Juve ballare in questo limbo, no? Secondo me. Ultime due robe, in più c'è l'extracampo e mi sembra abbastanza frenetico, burrascoso il clima. Poi io non dico nulla perché non so adesso le varie possibili sanzioni, il caso Suarez, tensioni interne, non lo so.
però è abbastanza complicato. Poi fino a ieri, sbagliando, dicevo, vabbè, se queste quattro squadre che stanno combattendo per andare in Europa hanno più o meno gli stessi punti, vorrà dire che meritano tutte o demeritano tutte, no? In realtà la Juve demerita di più, perché era quella più forte, secondo me. Perciò è giusto che ci vada il Milan, oggettivamente, perché per i valori che ha, ha sicuramente fatto meglio. Uè uè, buongiorno ragazzi, buongiorno. Mi schiarisco la voce perché sono ancora un po' addormentato. Niente, volevo svegliarmi con l'esonero di Pirlo, ma niente. Proprio la Juve proprio tiene fede alla sua idea che l'allenatore, minchia, non si esonera. Insomma, decidono come affondare tutti insieme, no? Pur di non venire meno alle loro idee del cazzo di aver messo questo qui. Poi, per carità, non è tutta colpa di Pirlo, eh? Non è tutta colpa di Pirlo, anzi, sto casino è iniziato con la presunzione da parte della società di Agnelli, di Nedved, di Paratici, che hanno sostituito Allegri 2 anni fa, pensando che un altro potesse fare subito meglio, e difatti da lì è cominciato il disastro. Poi hanno sostituito Sarri con la stessa idea, che un debuttante potesse fare meglio. Evidentemente loro erano così consapevoli che il materiale che mettevano a disposizione era così di primo ordine che, insomma, schifo non si potesse fare. Purtroppo, diciamo che dopo 9 anni di che vinci gli scudetti, probabilmente fai anche delle finali di Champions, vinci diverse Coppe Italia, insomma, titoli ne abbiamo vinti. Forse ti fai l'idea di essere infallibile, non lo so, però si era già sbagliato una volta, sbagliare 2 volte. Adesso io spero non sbaglino la terza volta, cioè ho di confermare Pirlo, che è una grande cagata, spero di no, che si è visto che questo qui farà la carriera di Ferrara, fra poco smette, oppure di prendere l'ennesimo allenatore nuovo, Gasperini, Inzaghi, Gattuso. Entriamo nel loop tipo Inter post Mourinho, no? Poi di continuare a cambiare allenatore, magari anche /2 all'anno, non lo so, perché poi magari poi adesso imparano anche che si possono sostituire gli allenatori. Io credo che devono richiamare Allegri con tante tante scuse, ma con tante tante scuse. No, ma sul discorso di perdere lo scudetto, io sono pronto almeno da 4-5 anni, cioè io mai mi sarei aspettato in vita mia che se ne vincevano 9 di fila, cioè è stato veramente incredibile vincerne 9, cioè io quando si è vinto il terzo, il quarto, il quinto, dicevo, beh, l'anno prossimo mi sa che si abdicherà, perché sarebbe stata una cosa normale. Ma anche quest'anno, con un allenatore nuovo, una squadra tutta nuova, io potevo pensare di non vincere il campionato, però non pensavo onestamente di non entrare nei primi 4, anche perché la rosa, francamente, penso, come tutti abbiamo modo di vedere, è da primi 4 posti, cioè secondo me, tolto la rosa dell'Inter che è molto completa, e tolto la rosa dell'Atalanta che secondo me non è proprio così completa come quella della Juve, però è molto funzionale, è sempre la stessa, si conoscono da un po', eccetera eccetera, e quindi vanno alla grande, cioè la rosa della Juve può essere tranquillamente da terzo posto. Noi siamo in caduta libera da gennaio, io lo dico, e purtroppo, per fortuna, siamo già matematicamente in Europa League, perché la Roma non ci può prendere, faremo la Coppa dei Poveri l'anno prossimo, sempre se non ci squalificano, eccetera, ma io non credo che ci squalificano, però poi su questo magari ne parliamo. Ho visto che ieri Pirlo in conferenza stampa ha detto delle cagate, tipo non mi dimetto, speravo che
mi dessero un'altra rosa a disposizione. Ma cazzo, tu sei un debuttante, sei già un miracolato che ti hanno dato subito la panchina della Juve. Cazzo, dovevi iniziare ad allenare dalla Carrarese, dovevi iniziare ad allenare dal Foggia, seppure ti davano la panchina. Addirittura volevi una rosa in più, qualcosa in più. Io poi capisco che. Poi non commento più, faccio questo messaggio lunghissimo, poi chiudo con Juve Milan, mille con le ferite. Dicevo, cioè io capisco che uno non possa rifiutare di una panchina come la Juve, non l'avrei rifiutata neanche io, per carità, cioè un treno che passa magari una volta nella vita, uno si sente pronto, si sente nato pronto e ci sta. Però poi adesso ti lamenti pure che ti devono dare una rosa diversa, eccetera, che non ti dimetti perché il tuo progetto continua, ma non dire cazzate, dai. Almeno prendi atto che non sei adatto.